Senz'altro può darsi ci sia anche da rivedere certe cose, ma mi pare l'assessore l'abbia introdotto e si è impegnato su due punti, mi pare principalmente. Uno, di continuare a fare le segnalazioni a chi di dovere, e questo mi pare che l'abbia sempre fatto un'amministrazione corretta. Scusatemi, all'incontro di ieri si sta facendo a livello nazionale, ma questa è una polemica, però lo voglio dire. L'altro punto, che mi pare sia quello più importante che l'assessore ha sottoposto, è quello di un accordo a livello di circondario, di adeguare tutti i comuni sulla stessa linea con la Guardia di Finanza. Barroncelli, lo sai che se tu gli mandi 100 richieste alla Guardia di Finanza ti dice no, 10 te le posso esaminare e 90 no? Probabilmente questo è il problema. Allora c'è un problema, voglio dire, nazionale. Allora valutiamolo questo problema qui. Io non voglio incidere tanto su certi aspetti, ma i problemi ci sono. Se ci sono di questi tipi di problemi, i controlli, io non credo, voglio dire, se il sindaco manda, dice fammi questi 10 controlli e quello non c'è personale, non te lo può far fare. Si pone questo problema, si pone un problema di cambiamento politico di carattere generale sui problemi dell'evasione fiscale in generale. Questo è il problema. Allora valutiamolo da questo punto di vista quando si fa queste mozioni. E io su questo non c'è dubbio, fermo restando che l'operazione, come l'assessore ci introduceva avanti, si va avanti su quella linea che lui ha posto, e quindi io credo sia da respingere la mozione. Per quanto ci riguarda, si respinge, si fa il voto contrario. Grazie consigliere Cavallini. Marconcini aveva chiesto di parlare, prego. Una battuta mi verrebbe da dire, bei tempi quando c'era il pentapartito, così quando si voleva parlare di nazionale si era certi che comunque governassero solo loro e ci si amava. Il problema, lo dico a Cavallini, è che no, tu hai ragione, sì, ti sto dicendo, il problema, ahimè, è che quei problemi strutturali non sono mai stati risolti, ma perché? Perché sono appunto problemi strutturali, bisogna però affrontarli anche a livello locale. Io quando in questo consiglio ho proposto alcune cose, sull'ICI avevo proposto di fare una aliquota unica e mi si diceva in quell'epoca che questo non era possibile perché c'era difficoltà poi nel capire con il metodo ISEE chi aveva diritto all'esenzione. Quando abbiamo proposto noi di fare in modo che anche il criterio del reddito fosse inserito per l'accesso ai nidi, anche lì. Ora sento dire che il sistema ISEE è migliore, mettiamola così, il sistema ISEE è la cosa meno peggio, è l'unico strumento nel quale noi si cerca di vedere se la condizione reale rispetto a quella dichiarata, mettiamo sotto questo aspetto di ragionamento, è tale da poter garantire quei diritti che è comune, quei diritti che poi sfociano un'erogazione da parte dei servizi da parte del comune. Qui si va nell'annoso problema di come andrebbero ridistribuite le ASE popolari, perché ci sono delle situazioni per le quali bisognerebbe rimescolare le ASE popolari, perché è noto a tutti e ci sono le situazioni nelle quali appunto nelle ASE popolari ci si va con i Mercedes e ci si va. Talvolta quelle situazioni le becchi nemmeno con i metodi ISEE, perché siamo in nero assoluto, siamo in situazioni in cui magari un Mercedes è segnato a qualche azienda offshore o addirittura non è segnato da nessuna parte, oppure sarebbe segnato a un'altra in quel momento da un'altra parte d'Italia, e quel Mercedes è lì, non so se si capisce ovviamente l'antifona. Quindi questo accade anche nelle nostre situazioni. A me pare di poter fare un suggerimento. Siccome obiettivamente è impossibile che gli uffici comunali, anche per il fatto che manca personale, possano riuscire, intanto una premessa, a me piacerebbe fare un patto tra i quattro poli, diciamo così, rappresentati, che se si va in quella direzione siamo tutti d'accordo, perché io sono convinto se domattina partissero controlli, alla prima telefonata di qualche simpatizzante e dice hanno controllato anche me, si verrebbe a dire che
qualcuno, no, ma quello non andava controllato. Allora facciamo un patto in cui tutti si dichiara che il controllo si fa a tutti, perché se poi ci si smarca, è chiaro che... Qual è la mia preoccupazione? Qual è la mia preoccupazione? Che chi amministra, così come chi fa opposizione, talvolta, come dire, faccia grandi problemi. Succedeva un po', vi fa un esempio, succedeva un po' con la Confesercente e Confcommercio. La sera prima venivano a chiedere l'intervento dei vigili urbani perché dovevano andare a vedere chi faceva saldi in maniera surrettizia. La stessa Confesercente la settimana dopo veniva a chiedere di non fare la multa a quello lì perché era un associato. Voi glielo potete dire all'Onfesercenti, non ho timore di smentita. Quindi anche lì si ritorna da capo. Cioè se si parte con un grande controllo, poi non bisogna venire a difendere coloro i quali magari si sentono vittime di un'ingiustizia. Perché attenzione, nella percezione ormai locale, ormai chi ha acquisito il diritto all'asta popolare, anche se ha fatto soldi ai Mercedes, lo reputa un diritto. Cosa voglio dire? Voglio dire che dovremmo stringere un patto vero, l'amministrazione a tutto tondo, io credo che questa amministrazione, spero sia cambiata, non ha di queste intenzioni, perlomeno quella precedente, non ha mai avuto la volontà di trovare qui dentro un'alleanza per andare in una certa direzione. Credo il sindaco abbia un'impostazione di questo tipo proprio personale, gli altri assessori non lo so. Facciamo una cosa che riguarda tutti e diciamo da domani mattina il comune di Empoli nella sua totalità parte per un controllo a tappeto per andare a stanare tutto quello che c'è a Empoli, poi va sostenuta fino in fondo. Mezzi? Do un suggerimento, ci sono delle ditte private che fanno un tipo di indagine di questo tipo e prende una percentuale sul recuperato. Io sono favorevole, siamo d'accordo? Perché siccome si dà privato tante altre cose, troviamo qualcuno che va a riprendere questi danari o va a cercare queste situazioni e colpiamole. Però poi non si può tornare indietro, io sono d'accordo per andare a vedere fino all'ultimo cittadino di Empoli che fa la dichiarazione ISEE se è in regola. Bisogna essere tutti d'accordo e guardate, è una cosa grossa poi, salta secondo me tutto. Detto questo, credo che bisogna, mi verrebbe da dire una battuta, queste situazioni, questo tipo di indirizzo che a livello locale propugnate fa un po' cazzotti, in questo caso sì, con quello è un indirizzo generale. Perché? Prima di tutto perché l'ISEE ha come obiettivo quello di rendere, come dire, l'imposizione e quindi la fiscalità anche differita più tenue per chi ha meno, per coloro i quali hanno meno possibilità, sono meno capienti eccetera, e quindi fa un po', come dire, a cazzotti un'impostazione generale nazionale che tenderebbe a eliminare le tasse e quindi in qualche modo ad andare in segno opposto. Ma quello che mi olpice, mi verrebbe da dire, ma perché non si fa un bello scudo fiscale anche per l'ISEE? Cioè così, chi ha da pagare servizi, uno li paga, si è risolto il problema per tutti, lo dico una battuta. Allora, siamo tutti d'accordo per andare a controllare se chi ha chiesto dei diritti ne ha davvero diritto? Allora si riapre tutta la questione, perché io sono convinto che a Empoli, se noi andassimo a rivedere alcune situazioni, probabilmente qualcheduno che ora ha accesso all'asilo nido non ce l'avrebbe più e saprebbe tutta la grande questione di quelli che non ci hanno diritto in questo momento, ma forse l'avrebbero. Ecco, questo ho fatto forse un po' di confusione perché il tema andrebbe sviscerato e probabilmente l'ho sviscerato male. Io dico, a me sta bene, noi ci asterremo probabilmente su questo ordine del giorno perché è pieno di altre cose, non votiamo contro, siamo però dell'avviso che potremmo stringere anche con un protocollo, un'osa stranissima in un consiglio comunale, forse non si è mai vista, siamo disposti a firmare tutti un documento presentato alla giunta nel quale si dice da domani mattina si inizia un grande controllo a tappeto. Voglio sentire il sindaco ne pensa, voglio sentire gli altri gruppi consigliari e poi si va fino in fondo. Io sono convinto che stasera, con i vari distinguo, nessuno si impegna a fare un controllo serio sull'ISEE, perché nessuno ha interesse probabilmente fino in fondo, perché è oneroso da un punto di vista del lavoro da svolgere, ma soprattutto crea situazioni difficili da gestire. La Guardia di Finanza è una scusa, non si può dare la colpa alla Guardia di Finanza. Come si fa a dire lo deve fare la Guardia di Finanza? La Guardia di Finanza non ce la fa nemmeno a stare dietro alle osse e la riguardano più direttamente. Noi dobbiamo avere la capacità di andare ad indagare. Io sono disposto personalmente come